Ma guardi, io credo che un tema fondamentale su questo del credito sia ottenere un prolungamento della moratoria. La situazione della pandemia ha determinato un blocco di pagamenti di mutui, le banche non hanno dovuto prestare le aziende esposte. Tutto questo dipende da un organismo europeo di cui si parla poco, si chiama EBA. Non dipende né dal Parlamento italiano, né dal governo italiano, né dalla Commissione europea e neanche dalla Banca Centrale. Noi riteniamo che il nostro governo, e Draghi queste cose le conosce bene, debba anche nella occasione europea di queste ore prossime dire che questa moratoria con le banche deve proseguire, altrimenti se le banche a giugno, quando scade questo termine, chiamano le aziende per rientrare delle loro esposizioni, avremmo un'ecatombe, poi ci sono dei crediti incagliati. Quindi al di là delle erogazioni e dei bonus che bisogna garantire con rapidità e con oculatezza, noi abbiamo una serie di problemi in agenda. Questo della moratoria bancaria che a livello europeo deve assolutamente essere prorogata. C'è il problema del codice degli appalti, visto che c'è buia, che io mi auguro questo governo avrà la capacità di riscrivere. C'è il tema della rigenerazione urbana, ristrutturazione di edifici, adeguamento a nuove Certo. normative ambientali. C'è una legge al Senato in discussione, va riscritta, è troppo burocratica ed è sbagliata. Insomma, ci sono molte, molte Tante cose cose. da fare e sono tutte urgenti. Allora, Gaspari ha